nuova puntata, quella di lunedì 14 ottobre di Lamezia Sport. In scaletta naturalmente ci occuperemo di calcio, calcio a 5, pallavolo e abbiamo anche altre notizie in generale da darvi. Infatti iniziamo con queste notizie dalla scherma, con i buoni risultati ottenuti dalla scherma Lametina nei tornei Under 14, iniziata l'attività diciamo stagionale per quanto riguarda la scherma. A Foggia gli schermidori lametini si sono ben comportati in questo appuntamento di domenica. Poi abbiamo il tennis con Beatrice Veltri, ricorderete, ne abbiamo parlato insieme a Massimo Viola, appunto della società Viola di Lamezia, Beatrice Veltri che si laurea campionessa regionale di tennis in una finale tutta lametina, praticamente perché l'altra finalista, la Massimilla, è anche lei tesserata per il tennis club Viola praticamente, quindi è stata una sfida tutta in famiglia tra queste due ragazze per il titolo regionale, quindi grande soddisfazione in questo senso, quindi scherma e tennis che cominciano a regalare grosse soddisfazioni alle rispettive società. Poi in chiusura avremo anche faremo vedere uno spezzone dello speciale che andrà in onda riguardo i festeggiamenti per i 105 anni della Vigor, i festeggiamenti da parte degli ex giocatori della Vigor Lamezia che si sono riuniti in un locale qui a Lamezia appunto per festeggiare. Noi vi faremo vedere uno spezzone diciamo di questo speciale che poi potrete vedere in questi giorni sulla nostra emittente. Andiamo a vedere ora. Passiamo ai risultati dell'attualità più stretta, quella di questo weekend con la pallavolo femminile, perché si è giocata la seconda giornata per quanto riguarda il campionato appunto di Serie C femminile, quindi pregherei di mandare in onda i risultati. Ecco, il girone A della Serie C femminile, dove la GM Volley batte la Pink Volo Lamezia per 3-0, poi Pallavolo Rossano Cutro 3-0, Volley Ciron Malina, Silan Volley, San Giovanni in Fiore 3-0 e poi la Mammina Volio, Pallavolo Paola 0-3. In questa seconda giornata ha riposato la formazione della Raffaele Lamezia. Andiamo a vedere la classifica, ricordo che sono due le squadre lametine in questo girone. Campionato diviso in due gironi, girone A e girone B, poi ci sarà la seconda fase sia per le prime che per le seconde della classifica, girone vincente e girone salvezza. Quindi abbiamo Rossano, Ciron Marina e GM Volley in testa con 6 punti, Pallavolo Paola, la Mammina Volio 3, Silan Volley, Raffaele Lamezia, Cutro e Pinky Volo Lamezia ferme a 0 punti e questo non ci fa molto piacere, ma hanno tutto il tempo per recuperare le due formazioni lametine in questo campionato. Ricordiamo che lo scorso anno la Raffaele Lamezia è arrivata molto in alto in questo campionato e poi è riuscita a disputare anche la finale di Coppa Calabria, persa contro la formazione poi del Tonno Callipo, che aveva sicuramente una squadra di altra categoria che ha dominato tutta la stagione, ma Raffaele all'epoca ha dato filo da torcere a questa formazione vibonese. Passiamo al calcio a 5, andiamo a vedere il calcio a 5, girone A, come abbiamo l'AS Building Catanzaro batte Roccelletta 4-1, Amantea Futsal Morelli 5-3, Futsal Croton Pianette Futsal 1-2, Guardia Calcio a 5, Città di Rende 1-5, Nuova Celico San Lucido 10-4 e Spadafora Luzzi Real Crimisa 7-2. Non so se abbiamo la classifica anche, ma è inutile perché è la prima giornata, quindi è inutile vedere la classifica. Andiamo a vedere i risultati del girone B, dove abbiamo la Maestrelli Calcio a 5 che batte l'Olimpia 2000, cioè perde in casa con l'Olimpia 2000 1-0 il derby reggino. Poi Fantastic Va, Five, Siderno, Gallico 4-3,
e Futsal Club Philadelphia Natural Futsal 7-4, Rosarnese Olympus San Pietro Ammaira 2-3, Social Lab Academy Futsal Seles 2-2, anche qui prima giornata da notare la vittoria in trasferta per 3-2 della formazione dell'Olympus San Pietro Ammaira, che quindi parte bene in questo campionato con il piede giusto, battendo la Rosarnese, che è una squadra abbastanza quotata per questo campionato. Campionato, ricordiamo, diviso in girone A e girone B, nord e sud. Le prime salgono, le altre poi disputano i playoff. Andiamo a vedere invece il campionato di Serie C1. Siamo alla seconda giornata di questo campionato, con la BFB Rovito che perde in casa con la Region 730 Reggio Calabria 4-3. Poi la Domenico Sport Paola batte il Mirto Calcio a 5 8-5, la Sportiva Cariatese che batte Cittanova 6-1, Nuova Fabrizio Duelle Futsal Cetraro 2-4, Pantere Nere Catanzaro Gallinese 1-4 e Reggio Calabria Calcio 5 ICR 0-2. Quindi da notare l'impresa della formazione della Metina dell'ICR, che supera in casa a Reggio Calabria il Reggio Calabria Calcio 5 per 2-0, con una rete, una all'inizio proprio e una alla fine della partita, una nei primi secondi e una nel recupero. Due reti per chiudere questa pratica in una gara molto difficile, una gara combattuta, una gara tra due squadre sicuramente di categoria superiore. Vediamo se abbiamo la classifica anche di questo campionato. Sicuramente la formazione dell'ICR Gallinese Cetraro dovrebbe essere in testa con 6 punti. Dicevo, le favorite, il Cetraro e la Gallinese, che sono tra le maggiori favorite di questo campionato, hanno vinto entrambe in trasferta e quindi si confermano in testa alla classifica. Nel prossimo turno poi l'ICR Lamezia ospiterà la Sportiva Cariatese, che ha vinto per 6-1 sul Cittanova. Ora andiamo a vedere gli highlights di questa partita disputata dall'ICR al Palabotteghelle di Reggio Calabria, questa vittoria per 2-0. Andiamo a vedere il contributo filmato della partita, che ricordo potrete poi vedere sui nostri canali. L'abbiamo già fatta vedere ieri sera sul tardi, ma andrà in onda poi in questi giorni, quindi possiamo mandare il contributo dalla regia. Scopelliti, Favasuli, Calabrese, Labate e Postorino. È iniziata la gara, il primo pallone giocato dai padroni di casa, gira verso Gattuso, la conclusione toccata, Giampa, la conclusione, la rete, il tocco di Villella per la rete della formazione Lametina, quando siamo entrati appena al terzo minuto di gioco. Villella, questo passaggio in avanti, l'anticipo di Giampa, la conclusione, fermato, e ancora Villella, la sua conclusione, si è salto un avversario, Villella, il colpo di tacco perverso, la deviazione, lanciata da rigore, era sul corpo, ora verso la conclusione, in testa, poi Gattuso, la conclusione, la chiusura. Ancora palla dietro per questa conclusione, si gira, va alla conclusione, palla out. C'è questa conclusione, c'era il giocatore che era rimasto solo, sbagliato questo passaggio durante allarga per la conclusione che finisce out. Aveva recuperato Schirri, la ripersa palla con la caviglia. Villella, 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 la conclusione, recuperato palla alla formazione della Metina, Schirri, la messa in mezzo, si prova durante, cerca la conclusione, palla out, risposta di Molinaro, parte verso in velocità, Villella si accentra, la conclusione, la respinta ancora di Calabrese, una conclusione, respinta,
Palla dietro, ancora Postorino al volo, passaggio di Giampano non è preciso, Postorino alla conclusione. Giampano e ancora il portiere, anti fermato Villella, la conclusione. Cerca la conclusione, fermato fallosamente Versi, gli arbitri non sono intervenuti. Palla per Verso al... È primo tempo che si chiude sul punteggio di 1-0 per la formazione della Medina. Con il gol di Villella, ricominciato a giocare, si accentra, la conclusione respinta ancora una volta da Calabrese con i piedi, ci prova, calcio d'angolo, Storino. Gattuso riesce a dare davanti di testa Molinaro, Abate cerca la conclusione, colpisce il palo, Postorino sulla destra, mette in mezzo, respinge Molinaro, Villella, Abate, la conclusione, di casa, la pressione, Villella! Aveva rubato palla e se ne stava andando. Montesanti, Villella, la conclusione, Murato. Villella, il salto degli avversari davanti alla porta, lo chiude poi Calabrese. E l'angolo, messa palla in mezzo per questa conclusione alle stelle di Gregorace. Ed il... E il gol! Il gol! Mentre effettuavano il cambio, Montesanti subito ha messo la palla in rete dalla propria porta, rimane di stucco il Reggio Calabria, stavano pensando di effettuare il cambio del portiere di movimento e non si sono accorti che durante Gattuso la conclusione colpisce il palo. Il tiro di Gattuso sul fallo laterale, è quasi finito anche il terzo minuto di recupero e finisce qua 2-0 per la formazione Lametina che viola il palo a botteghelle. Dunque queste erano le immagini della bella vittoria della formazione Lametina sul campo del Reggio Calabria Calcio a 5, una delle migliori, una delle più quotate, se forse la più quotata, perché ha giocatori che hanno disputato e vinto anche campionati di categoria superiore. La formazione Lametina si è dimostrata molto compatta e concreta ed ha portato via questi tre punti dal palo a botteghelle. Andiamo a vedere ora le interviste a fine partita che hanno mister Praticò e mister Pellegrino. Mister, pomeriggio difficile anche da commentare, tante occasioni da gol, due episodi fondamentalmente sorridono alla Lamezia e che sbanca Reggio Calabria che comunque dalla sua ha colpito anche Trelegni. Allora guarda, io parto dal presupposto che secondo me è stata una partita molto equilibrata, quindi ci sono state occasioni da entrambe le parti. Con questo però aggiungo pure e dico che secondo me il Lamezia ha meritato i tre punti, perché negli episodi è stata più brava e non voglio dire più fortunata. E noi per quanto riguarda la fortuna secondo me abbiamo sbagliato troppe scelte offensive negli ultimi 8-10 metri e questi ci hanno permesso di portare la partita a non poterla pareggiare e quindi a subentrare un po' di nervosismo e purtroppo è andata così. Anche perché chiaramente prendere un gol rocambolesco subito inizio partita praticamente ancora a freddo vi ha costretto poi ad inseguire e magari anche a cambiare un po' in corso d'opera il piano di inizio partita. Un Lamezia che all'inizio nella prima metà della prima frazione di gioco si è fatta maggiormente apprezzare, poi alla lunga la tua squadra è venuta fuori secondo me. Sì, questo è pure vero. Io ti dico la verità, avevo preparato un altro tipo di partita. Il gol a freddo un po' ci ha cambiato l'inerzia e ci ha cambiato anche la strategia. Loro però, io in settimana, ragazzi, l'avevo detto, affrontiamo secondo me una squadra che arriverà
secondo me tra le prime cinque, quindi è una squadra difficilissima. Oggi abbiamo visto secondo me due grandi giocatori in questo parquet, sia Verso che Vilella, non so se l'ho pronunciati bene, spero di sì, che sono due grandi giocatori, quindi noi da parte nostra secondo me abbiamo fatto una buonissima gara, però sempre a rincorrere, sempre con un po' di nervosismo, e questo ci ha portato a sbagliare delle scelte secondo me facili. Qualche parata importante l'ha fatta anche il loro portiere, magari il pareggio poteva essere giusto, però complimenti alla Lamezia. Parlavi della Lamezia che potrebbe terminare tra le prime cinque in un campionato, secondo me, mister, anche guardando rispetto a quello dell'anno scorso, della C1 scorso, che è salito notevolmente di livello. Ci sarà davvero da divertirsi e ogni gara sarà incerta, ecco, ci sarà tanto dubbio secondo me. Sì, guarda, ne parlavamo insieme a te prima della gara, secondo me è un campionato di C1 di altissimo livello, ci sono 5-6 squadre che secondo me possono contenderlo a vincerlo, e poi anche le altre, è sempre difficile andare in trasferta, quindi Lamezia con grandi giocatori, un bravo allenatore, così organizzata, perché non deve puntare ai vertici della classifica. Noi già siamo proiettati alla prossima gara, che è martedì in Coppa, da lunedì riprendiamo ad allenarci senza nessun problema, senza nessuna delusione più, e andiamo avanti, va bene così. Ti chiudo con una battuta, magari scrollarsi di dosso l'emozione anche dell'esordio casalingo in C1 e riprendere subito, come hai detto tu, col sorriso e con la convinzione di sempre. No, ma noi dobbiamo riprendere subito perché è questo il nostro obiettivo, e conosco bene i miei ragazzi, quindi non ci sarà tanto tempo da perdere. Sicuramente il colpo un po' ci ha scosso, ma andremo avanti per la nostra strada tranquillamente. Perfetto mister, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a voi, grazie, grazie. Allora, mister Pellegrino, grande vittoria in un palazzetto storico, però. Sì, una vittoria di spessore contro, se non la favorita, una tra le favorite a vincere il campionato di C1, con elementi che hanno militato in ben altre categorie, che hanno sempre fatto nazionale. Quando sono scesi nel regionale qualche anno fa col Cataforia hanno praticamente vinto tutto, credo, tranne la Coppa Italia. Però posso elogiare tantissimo gli avversari, ma oggi permettetemi un elogio, diciamo, più sentito ai miei, che hanno sfoderato una prestazione fenomenale. Una gara dal livello dei superiori, la Serie B, tra queste due squadre. Livello tecnico, livello fisico, da parte nostra magari non tattico, ti dirò la verità, perché abbiamo commesso qualche imprecisione dovuta all'inesperienza. Però dai, penso che chi ha visto la partita oggi si sia estremamente divertito, una partita che è stata tirata dal primo fino all'ultimo minuto, e devo dire che siamo stati bravi, quando ci sono queste partite così combattute, a portare gli episodi dalla nostra parte, perché a livello di gioco penso che ci sia stato un tempo a testa, credo che noi meglio il primo tempo, dove potevamo realizzare anche la rete del 2-0 con qualche ripartenza in più, e loro meglio il secondo tempo, perché noi fisicamente eravamo un po' stanchi, non siamo riusciti a tenere la prima linea di pressione alta come abbiamo fatto il primo tempo, abbiamo sofferto un po', però partita penso vibrante, dai. Infatti tantissime anche occasioni da rete, sia da una parte che dall'altra, loro hanno preso anche qualche palla. Sì, e con sia Calabrese che Molinaro, che hanno fatto 3 o 4 parate incredibili, cioè sia Calabrese che Molinaro. 2001 e 2003. Sì, sì, no, ma Calabrese già lo si conosce, diciamo, chi è nel circuito e nel panorama del futsal lo conosce già, perché era nel blocco che ti dicevo poc'anzi, no, che aveva vinto il campionato di C1, aveva fatto il nazionale, l'anno scorso aveva giocato in B col Soverato e poi era sceso alla Gallinese in C1, mi sembra, mentre Molli lo conosciamo noi, spero che lo conoscerà il pubblico e le squadre avversarie, perché è un portiere di grande caratura. Comunque una partita dispendiosa, e mercoledì c'è la partita di Coppa. Partita dispendiosa perché campo stupendo, grandissimo, cioè se fossero tutte così le partite ben venga il dispendio energetico, sicuramente meglio di alcuni palazzetti le cui dimensioni sono ridotte, diciamo. Mercoledì abbiamo la Coppa, sabato abbiamo un'altra partita, ora ci concentriamo questi due giorni, oggi e domani, a recuperare, lunedì faremo un po' di lavoro in palestra, martedì prepareremo qualcosina in relazione, in funzione della Coppa, dai, una partita alla volta come ti ho sempre detto. In bocca al lupo. Grazie Danilo. Vittoria dunque.
comunque per la formazione Lametina, che ora sarà impegnata mercoledì nel turno infrasettimanale di Coppa, andrà a giocare sul campo delle Pantere Nere Catanzaro al palazzetto di Sant'Elia a Pentone. Quindi formazione Lametina lanciata in queste prime giornate con queste due vittorie che tengono il passo delle migliori formazioni del campionato. Dal calcio a 5, mentre vi ricordo che per il calcio a 5 ha riposato la formazione della Royal Team Lamezia e fermo il campionato di Serie A per gli impegni a livello nazionale, quindi passiamo al calcio a 11, al calcio, e iniziamo dalla prima categoria andando a vedere i risultati di questo weekend con il Real Fabrizianese che vince sul campo di Pizzo per 1-0, la Promosport che perde in casa contro la formazione della Rombiolese per 1-0, poi abbiamo Città di Soverato Taverna 3-0, Prasar Laureana 4-1, Rosarnese Real Montepaone 3-5, poi abbiamo Sant'Onofrio Calcio Bivongi Pazzaro 0-1 e Sersalese Piscopio 2-0. Quindi sconfitta in casa per la formazione della Promosport Lamezia, sicuramente ci si aspettava qualcosa di più di questa Promosport in questa giornata, ma è incappata in una giornata davvero storta la formazione di Mister Notaris ed ha lasciato i tre punti alla formazione della Rombiolese. Andiamo a vedere a fine partita le dichiarazioni del capitano di giornata Corigliano, non c'era il capitano effettivo, quindi la fascia è toccata a Corigliano, e dall'allenatore della formazione ospite. Siamo con Ciccio Corigliano, oggi capitano in questa partita che la Promosport ha perso, diciamo, meritatamente contro il Rombiolo. Quindi, capitano, dopo la bella prestazione di Laureana, oggi una decable, proprio una partita proprio che non abbiamo meritato neanche di pareggiare, quasi quasi. Diciamo che io penso che questa è stata una delle più brutte partite che abbiamo fatto dall'anno scorso. E senza nulla togliere a Mileto, che è venuto qui a giocarsi la sua onesta partita, e comunque anche una buona squadra, anche rispetto all'anno scorso ha alzato anche l'asticella. Però penso che noi dobbiamo completamente dimenticare questa partita, calarci di nuovo con la mentalità e l'umiltà di capire che comunque il passato è passato e bisogna alzare la testa e pedalare, perché è vero che l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato, nonostante comunque quello che è successo, abbiamo incominciato in ritardo, però era l'anno scorso. Quest'anno bisogna partire per bene, e questa partita che ci sia da lezione, perché veramente oggi abbiamo fatto poco e niente. E cosa soprattutto è mancato in questa gara? Guarda, in questa gara è mancata la cattiveria che abbiamo sempre avuto, palla su palla, contrasti. Oggi, diciamo, non abbiamo vinto nulla di tutto ciò. Sappiamo benissimo che in queste categorie è di fondamentale importanza l'approccio, che non devono mancare queste tipologie. Quindi sapevamo che era una partita difficile, l'avevamo preparata per bene, però oggi è successo quello che è successo. È meglio adesso che più in là, e che ci sia di lezione. Infatti i ragazzi, ci abbiamo già parlato, erano tutti rammaricati, ci siamo guardati negli occhi nello spogliatoio e sappiamo la figuraccia che abbiamo fatto. Bisogna ripartire con umiltà. Non abbiamo approfittato neanche della superiorità numerica che si è verificata nel secondo tempo, anzi ci hanno messo pure loro in difficoltà, hanno pare preso due pali o una traversa, così. Guarda, non abbiamo inciso nemmeno con l'uomo in più. Guarda, e di questo ne abbiamo parlato anche dentro, sembravamo noi in 10 e loro in 11. Quindi proprio per quella cosa che io dico, di calarsi nella categoria, nella cattiveria, perché la cattiveria è proprio sta in questo, cioè tu sei in difficoltà
e allora aiuti il compagno. Oggi purtroppo c'è stata questa, questa brutta pagina, chiamiamola così, di una partita bruttissima, e quindi che ci sia da lezione, perché il campionato è lungo, e che ci sia veramente di lezione per tutto quello che è successo. Grazie e in bocca al lupo. Grazie. È finita da poco la partita tra la Promosport e la Rombiolese, con il risultato di 0-1 ha vinto la Rombiolese. Siamo con l'allenatore Vangeli, al quale chiediamo a caldo subito cosa ne pensa. Una bella vittoria ottenuta con un bel gioco contro una squadra, la Promosport, non tanto in giornata oggi, però merito alla sua squadra che ha fatto una ottima partita. Sì, merito a noi. La settimana abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto la partita, conoscevamo la squadra della Promosport, il valore che c'ha, perciò ci siamo preparati bene, abbiamo giocato una bella partita, piuttosto fisica, e alla fine l'abbiamo vinta. E anche quando siete rimasti in inferiorità numerica, la squadra non ha corso nessun pericolo, anzi ha gestito bene le situazioni che si sono create, non ha dato spazio agli attacchi della Promosport. In numerica la squadra ha raddoppiato le forze, è vero che quando si lavora, il lavoro alla fine si vede, la squadra sta lavorando bene da tempo, quindi oggi pure in 10 abbiamo dimostrato la forza, sia fisica che mentale. Prospettive per questa squadra? La salvezza prima di tutto. Ok, poi, in bocca al lupo. Che è incappata in una brutta giornata, ma c'è ancora tutto il tempo, siamo ancora alla quinta giornata, quindi c'è tutto il tempo di recuperare. Andiamo a vedere la classifica di questo campionato, dove ci dovrebbe essere in testa il Città di Soverato insieme al Bivongi Pazzano e al Taverna, poi abbiamo a 6 punti, 5 punti la Rombiolese, 4 Prasar, Montepaone, Piscopio, Promosport Lamezia, Real Fabrizianese, Sersalese a 4 punti, quindi c'è una mucchiata a 4 punti, poi a 3 punti il Laureana, a 2 abbiamo il Sant'Onofrio Calcio, 1 punto abbiamo la formazione del Palermite e del Pizzo, chiude a 0 punti la Rosarnese. Scusate, ho detto la quinta giornata, è la seconda giornata del campionato di prima categoria, la quinta giornata siamo nell'eccellenza. Facciamo un break ora per quanto riguarda il calcio, poi andremo a vedere quello che sono stati i risultati per quanto riguarda la promozione, poi passeremo all'eccellenza dove avremo highlights, interviste ed il commento di Igor Colombo a questa giornata della partita della Vigoro. Facciamo una pausa perché abbiamo in studio un ospite dove apriamo mille porte, perché con noi in studio c'è Sergio Servidone, con cui possiamo parlare di automobilismo, di culturismo, di danza, di tiro pure ultimamente, no? Possiamo parlare di tante cose, possiamo parlare anche di Vigor Lamezia, perché lui era il segretario all'epoca a Spelta, presidenza, no? D'Attilo. Sì, era presidenza D'Attilo, quindi l'epopea di Spelta, il segretario, quindi ci potrebbe raccontare tante cose, ma non è la trasmissione ora dei ricordi, quella c'è stata settimana scorsa, lui era impegnato, però avremo altre occasioni poi più in avanti. Allora, di cosa vogliamo parlare per primo? Diciamo, l'ultimo risultato clamoroso sarebbe quello del campionato italiano di slalom, no? Che si è disputato un mese e mezzo fa, organizzato dal Racing Team, di cui tu fai Racing Team una volta, ora Lamezia Motorsport, tu fai parte. Sì, sì. Insieme all'amico Enzo Rizzo abbiamo iniziato questa avventura nel 2014 con la gestione della non più esistente Racing Team Lamezia, nel mettere in campo la conoscolata del Reventino. Devo dire che sono sempre stato un appassionato di automobilismo, anche se in realtà non avevo mai preso parte delle situazioni così importanti come organizzare una cronoscalata e poi
negli ultimi tempi, dopo il 2017, che è stata l'ultima cronoscalata che abbiamo organizzato con l'amico Rizzo, abbiamo avuto idea di mettere in campo questo slalom di Curinga, che quest'anno è arrivato al nono, alla nona edizione, e devo dire che fu un'idea eccellente, perché in poche parole in una piccola cittadina molto ridente dell'Interland, Lametino, abbiamo messo in campo questo. È iniziato per scherzo, ma oggi la città di Curinga ci aspetta ogni anno, perché ha voglia di organizzare questo slalom che ormai è arrivato al massimo. Il secondo anno facciamo il campionato italiano e quindi è diventata una delle gare più importanti in Calabria, sempre parlando di slalom, perché gare ben più importanti come le cronoscalate e le salite ce ne sono nel panorama calabrese, si fanno, si continuano a fare. Quindi diciamo che noi in questo momento siamo impegnati in questo, anche perché è una cosa molto importante, è diventato un appuntamento serio, e noi, presumo da organizzatori un po' seri in questo campo, ci teniamo a rifarlo. Sì, anche dobbiamo ricordare che anche questo slalom abbina molto bene lo slogan sport e turismo, no? Perché su Curinga abbiamo, diciamo, tante attrattive, sia per i piloti, per gli addetti ai lavori, perché passiamo dalle terme al platano, la spiaggia, sì. Mare, insomma, è un abbinamento molto importante questo qua, sport e turismo, su cui anche, diciamo, i vertici nazionali spingono tanto, no? Sì, è vero, il connubio tra sport e turismo è un connubio che va avanti un po' da tanti anni. Chiaro che non è semplice, perché bisogna soprattutto avere una grande complicità e complementarietà con i comuni o con le zone, o almeno nei circondari dove si organizzano queste gare. Noi ormai su Curinga abbiamo dato spazio a queste iniziative di visite guidate presso il Platano Millenario, ci sono le terme romane, ci sono tantissime bellissime chiese, e poi perché no, parliamo sempre di valorizzare quella bellissima costa con la cosiddetta praia di Curinga, dove c'è un bel po' di fermento, di movimento, sta crescendo con dei lidi attrezzati, dei ristoranti rinomati, e poi d'estate, voglio dire, il paese di Curinga e Aconia si riversano tutti sulla spiaggia, perché è una parte molto bella della nostra costa tirrenica, dove parecchi, persone che tornano dalle varie città italiane, da Torino, Milano, quelli che sono andati in quelle città d'estate rientrano e vivono la parte storica di Curinga, riprendendo le loro case un po' abbandonate o che facevano parte di quelle che erano dei genitori, per poi rimanere, diciamo, a fare le vacanze in quella zona. Senti, oltre allo slalom curinghese, nella provincia di Catanzaro abbiamo avuto anche la Ponte Corace Tiriolo, no? Io ti faccio questa domanda perché prima di queste due gare c'è stato un evento importante, che è stata l'elezione, no, dell'ACI di Catanzaro, è stato rinnovato il consiglio e tu insieme a Rizzo fai parte ora, diciamo, del consiglio direttivo, non so il termine esatto, sì, dell'ACI di Catanzaro, quindi una nomina, un'elezione importante. Non è una nomina. Una elezione, ho sbagliato, è una elezione. Bisogna specificare che... Non siete stati nominati, ma eletti. Non nominati nell'ACI, dell'Automobile Club, ma si viene eletti con una regolare elezione, e i soci che posseggono la tessera ACI sono chiamati ad venire a votare nella sede principale, in questo caso quella di Catanzaro, e sono stati numerosissime le presenze, sia da parte dei semplici soci, poi ci sono i soci ACI Sara, quelli che appartengono all'assicurazione Sara, i piloti, i team, e quindi tutti quanti esprimono, sulla base della presentazione di una lista o più liste, chi deve rivestire poi i panni di questo consiglio. È stato eletto un nuovo consiglio per il quale è stato chiamato a presidente
l'avvocato Domenico Careri, conosciutissimo, apprezzatissimo professionista della città di Catanzaro. Io indegnamente o degnamente, questo lo vedremo, rivesto i panni di vicepresidente operativo. Significa che il presidente Careri mi ha assegnato 5 deleghe su 6, per cui condividiamo 5 deleghe insieme, mentre lui giustamente mantiene viva e da solo quella istituzionale, che però devo dire che ogni tanto anche cede volentieri, come in questo caso. Domani mi recherò a Roma per le elezioni nazionali e lui ha inteso delegare me per la scelta di questo nuovo presidente, che sarà eletto a Roma. In base alle liste che hanno presentato, andremo a votare mercoledì mattina alle 10 per l'elezione del nuovo presidente nazionale. Sì, ricordiamo che le federazioni si rinnovano ogni 4 anni, cioè c'è il quadriennio olimpico. Ogni volta che ci sono le Olimpiadi, nei 6 mesi dopo le Olimpiadi, tutte le federazioni sono chiamate a rinnovare i propri vertici. Si chiama quadriennio olimpico per tutte. Non è specificamente proprio nei 6 mesi dopo, ma è nel periodo dell'anno in cui avvengono. Tanto è vero che noi siamo state elette ad aprile, mentre le Olimpiadi sono state quest'estate. Sì, nel periodo dei 6 mesi. Nel periodo dei 6 mesi, prima o dopo, diciamo sì. Ma diciamo nell'anno che si fanno, vengono rinnovati i vertici di ogni federazione. Con il rinnovo delle federazioni. Sì, sì. È chiaro che prima ci sono le elezioni zonali, regionali, e poi si passa all'elezione nazionale. In tutte le federazioni è così, si devono rinnovare queste cariche. E questo per quanto riguarda l'automobilismo, così ci togliamo tutti, no? Sì. Non ti invito più poi. Poi tu sei anche uno dei maggiori rappresentanti, componenti dell'OXEN a livello regionale, quindi qua entriamo nel mondo della danza, di tante discipline, no? Vabbè, diciamo a parte che eri un maestro di ballo, perché ora non lo so, se la fai ancora a ballare o no. No, io ancora se mi invitano vado a ballare, ci sono alcuni colleghi che si ricordano ancora che ho fatto questa bellissima passione per tantissimi anni, quindi mi invitano, io non disdegno gli inviti di tanto in tanto, compatibilmente col mestiere più bello del mondo, che è quello del nonno, cerco di essere pure presente agli inviti che mi fanno. Che dire, Xen, sì, certamente dopo una lunga parentesi nelle arti marziali, interessato come dirigente delle arti marziali, con la palestra che ho condiviso con tantissimi anni, con un grande delle arti marziali, approdo all'Oxen, questo è stato il 2010, perché vengo chiamato dall'attuale presidente dell'Oxen di provinciale di Catanzaro, nonché consigliere nazionale, espertissimo in fisco e sport, il dottor Francesco De Nardo, mio grande, grande amico da sempre, a rivestire l'incarico di vicepresidente provinciale dell'Oxen. Io ancora allora mi dilettavo, organizzavo serate con amici, insomma, però non insegnavo più già dal 2005, perché dopo tantissimi, dal 1990 al 2005, 15 anni, sono un pochino stancante, poi è giusto fare spazio, no? Io sono uno che crede molto nel rinnovamento. Se coloro che hanno i capelli bianchi non lasciano mai niente, quando mai avremo bellissimi ricambi per poter ai quali affidare, diciamo, quelle che sono la strada che ognuno cerca di percorrere nel migliore dei modi. Quindi dal 2010 entro in questa struttura provinciale, per cui incomincia un grande interesse. Diciamo per chi ci segue che magari non è addentro, l'OXEN è un ente di promozione sportiva. Centro sportivo educativo nazionale, con sede a Roma. Di promozione sportiva, come ce ne sono tanti altri, e quindi si occupa di una varietà enorme a 360 gradi. Sì. Quindi si passa, diciamo, dai sport di squadra a sport individuali di vario tipo. Io mi occupo peculiarmente dei contatti con le palestre e le strutture sportive che si occupano di sport dilettantistico, perché l'Oxen si occupa esclusivamente di sport dilettantistico, per cui
entriamo nelle palestre dove si fa sport dilettantistico, andiamo nei campi di calcio, di calcetto, scherma, pallavolo, chi più ne ha più ne mette, perché essere rappresentante di un ente di promozione dilettantistico significa che tutto lo sport che si rifà al dilettantismo può essere trattato da un ente di promozione come il nostro, e quindi si ha a che fare un pochettino con tutti gli sport, e quindi si acquisisce una grande esperienza e piacevole esperienza che poi si condivide con tutti questi gestori, tutti questi istruttori e gli allievi che poi frequentano le varie discipline. Senti, in questi ultimi tempi o prossimamente quali sono state e quali saranno le maggiori manifestazioni dell'OXN? Perché ho visto ultimamente c'è stato quello di bodybuilding. No, ecco, io per esempio per tantissimi anni sono stato accanto al presidente De Nardo nel bodybuilding, perché ho sempre avuto un pochino il gusto dell'estetica in genere. Chiaramente non sono un atleta o qualcuno che viene dall'aver praticato il bodybuilding, però diciamo che i giudici arbitri di bodybuilding possono essere anche coloro che vengono indicati come conoscitori dell'estetica e anche in qualche modo capire qual è in realtà i parametri che devono contraddistinguere diciamo gli atleti che salgono sul palco, e diciamo che ci vuole anche uno studio particolareggiato e quindi molta esperienza per poter poi andare a giudicare quei ragazzi che salgono sul palco, mostrano i loro muscoli, e chi giudice di sedia deve decidere, chiaramente deve essere assolutamente imparziale, deve giudicare secondo dei parametri stabiliti dall'organizzazione, che sono quei parametri che poi loro mettono in mostra per poter vincere sui palchi. Senti, hai detto prima che avevi la palestra insieme ad un grande, no? Sì. Le arti marziali, stai seguendo ancora le arti marziali? No, assolutamente no, perché diciamo che dal 2010 che mi allontano da quel mondo per seguire quest'altro mondo un pochino più aperto a quelle che erano le mie predisposizioni, insomma, un po' stare un pochino, poi anche perché poi è stata un'esperienza che abbiamo deciso di concludere insieme. Senti, allora mo parliamo di Viva Lamezia. Allora, anche se prima ho detto che non ne volevamo parlare, no, ne dobbiamo parlare, non ne possiamo parlare. Dopo il allora, risultato di ieri, no, è un piacere parlare. Questo è il risultato di ieri, ma parliamo della tua esperienza all'epoca della presidenza Dattilo. Presidenza Dattilo che ricordiamo era partita con il campionato di promozione, certo, perché mi ricordo c'ero anche la prima partita, l'esordio l'abbiamo fatto a Tropea, la prima 2-1, bravo, e poi due anni dopo c'è stato il boom con Spelta, insomma i primi due anni si è un po'... Sì, c'erano stati dei contatti per la verità con il Catanzaro, già diciamo che il presidente Dattilo e gli altri dirigenti erano sempre in contatto, c'erano stati dei contatti molto molto piacevoli tra le due società. Che all'epoca il Catanzaro era in auge, stiamo parlando dell'epoca di Alberto 65, Spelta, 75. Banelli, Silipo, chi può più, Pellizzaro, insomma i grossi nomi. Sì, la prima squadra che era salita in Serie A, poi sì, perfetto, e allora quindi incontrarono un pochettino questa volontà del maestro Alberto Spelta di voler cambiare rotta, quindi non fare più solo il calciatore, ma di iniziare questa esperienza di fare il calciatore e l'allenatore. Si presero contatti con l'allora presidente, l'avvocato Ceravolo, che tra le altre cose era molto conosciuto da noi, perché in poche parole anche nella famiglia Ceravolo c'era un contatto familiare da parte nostra, perché Giuliana Ceravolo ha sposato un mio cugino diretto, Gianfranco Falvo D'Urso, il professore Falvo D'Urso, ma fu la scusa. No, volevo aggiungere un'altra cosa per chi non lo sa, che all'epoca il Catanzaro veniva in ritiro al Jolly Hotel, certo, che non esiste più il Jolly Hotel, però veniva in ritiro al Jolly Hotel qua a Nicastro. Sì, e spesso andava anche a quel campetto su a Platania. Sì, il ritiro a Platania, poi a Platania, prima delle partite il ritiro lo faceva qui al Jolly Hotel. Lo faceva qua al Jolly Hotel, io ero un ragazzino, stiamo parlando, io avrò avuto 23-24 anni.
e la mia esperienza con la Vigoro nasce dopo un mio infortunio. Ha avuto, non so se tu ricordi, ma certamente quelli che hanno i capelli bianchi come me ricorderanno, d'estate facevamo un torneo che si chiama il torneo dei bar. Te lo ricordi? E l'ultimo torneo dei bar che abbiamo fatto, io militavo nella Pronike, la famosa squadra della Villa Bambara, perché io ho abitato per tanti anni. Con cui ho finito di giocare, ecco. Perché io giocando con la Nike mi sono infortunato e, io, infatti, e non ho più giocato. Io purtroppo, qualcuno che è uno dei miei più grandi amici, per evitare che io facessi un gol, pur non essendo un centravanti, ma mi trovavo in una posizione da poter fare un gol, è entrato sulla mia caviglia e, ahimè, non volendo chiaramente, ha dato modo che io finissi di giocare. Forse è stata una fortuna, perché tanto non ho. Militavo allora nel Curinga in prima categoria, dopo aver militato con la Vigor. E poi, dato che io lavoravo già come geometra nella ditta di mio cugino, il geometra Dattilo, lui mi disse: ma a questo punto, se tu non puoi più giocare, perché non vieni ad aiutarmi a fare queste cose? Da lì nasce l'esperienza, che è stata meravigliosa, anche perché poi ho condiviso il settore giovanile con il grande Lillino Galeno, quale era il responsabile della giovanile. E poi, in realtà, lui mi fece fare l'allenatore in seconda col grande Antonio Carlei, e ho avuto bellissime soddisfazioni con le squadre giovanili. Nelle squadre giovanili, per esempio, è cresciuto con me Rocco Aversa, Andreacchio, Franco Dattilo, Calabria, non ne ricordo quali sono i nomi, che ancora, sai perché li dico? Perché li incontro tutti i giorni, e ancora c'è qualcuno che osa chiamarmi maestro, ma io non sono maestro di nessuna cosa, se non l'essere il maestro di ballo. Per il resto sono stato un grande pratico di tante cose. E ti volevo chiedere, il carattere di spelta, allenatore? Il carattere di spelta è un carattere molto spigoloso. Lui era una persona puntuale, preciso, dolcissimo. Dice: come fai a essere uno spigoloso? Dolcissimo. Perché lui, in realtà, quando incontrava persone che erano educate come lui, perché era un uomo infinitamente educato, lui si apriva, lui dava il meglio di se stesso. In realtà, quando incontrava persone che volevano fare i furbi, eccetera, eccetera, lui diventava un po', si chiudeva in se stesso. Però io ricordo una grande persona, per me è stato un grande maestro di vita, perché ero giovanissimo, e sono stato molto accanto a lui, fino al momento in cui non me ne dovetti andare, perché vincendo il concorso in banca, a maggio del 1977, dovetti abbandonare, diciamo, l'incarico di segretario della Vigor, rimanendo sempre dirigente, perché io poi venivo in fine settimana, andavo in trasferta, però diciamo che non ho potuto più ricoprire quell'incarico, perché poi giustamente dovetti andare a lavorare a Crotone, quindi mi allontanai decisamente dagli interessi della Vigor. Hai seguito in prima persona la prima fase di spelta, il primo campionato di promozione vincente. Allora, ma ne abbiamo avuti due vincenti insieme, e l'ultimo due vincenti insieme ne abbiamo avuto. Promozione e poi la Serie D, quando sono stato promozione Serie D con il quarto posto. Bravo, è l'anno che per poco non siamo andati in C2, sì, che poi è stato l'anno che io non ci sono stato più, diciamo. E quindi una bellissima esperienza questa. Con Sperta abbiamo fatto l'excursus sulla storia della Vigor, perché poi vi ricordo che è in uscita il libro su il fondatore Pietro Baccari della Vigor. In questi giorni vi diremo anche quale il giorno in cui presenteremo quest'opera, diciamo, al pubblico, e sarà messo in vendita il libro. Io mi sono ricordato un aneddoto dell'anno che siamo andati in Serie D. Racconta. Castrovillari. Noi eravamo già promossi e il Castrovillari avrebbe dovuto, almeno non mi ricordo se pareggiare o vincere, per salvarsi. Noi avevamo un centrocampista, te lo ricorderai senz'altro, Ducumbo. Insomma, in poche parole. Lo ricordano tutti. Si parlava nello spogliatoio, non per inciuci, attenzione, ragazzi, mi raccomando, noi siamo ormai in Serie D, ci siamo.
Questi poveri cristi devono salvarsi, insomma, non dico che dobbia, però cerchiamo di non essere, male, di non infierire, va. È vero, perché giocavamo, giochicchiavamo, stavamo pareggiando la pari per cui loro con quel punticino si sarebbero salvati. Ahimè, a 20 minuti, ma non mi ricordo bene se era un quarto d'ora, 20 minuti dalla fine del secondo tempo, questo calciatore è bravissimo, perché te lo cubo, tira un collopiede di destro e va a finire nell'angolino sinistro del portiere. Noi eravamo tutti gelati, insomma, per farvelo in breve purtroppo non sono riusciti a pareggiare e noi uscimmo dallo stadio di Castrovillari malmenati, ma io tutti gli schiaffi che ho ricevuto quel giorno, io, mio cugino Nenì Buonanima, il fratello che poi quello che mi ha sostituito come segretario, Beniamino, Nenì Dattilo, e tutti gli altri, il povero Carlei, Lillino Galeno, tutti quelli che andavamo sempre in tre, gli schiaffi che abbiamo ricevuto quel giorno, ancora li ricordo, però eravamo incolpevoli, non eravamo andati lì per far male a nessuno, siamo andati per giocare bene, per fare bella figura e non far male a nessuno. Ebbene, si vede che la sorte ha voluto che quell'anno noi arrivassimo al massimo quasi dei punti ottenuti e purtroppo loro quell'anno non si salvarono. Le ultime partite poi Cariati ci fu la sconfitta perché ormai la squadra non aveva più bisogno di punti. Interesse di punti, quindi era già stata promossa con largo anticipo, sì, perché infatti aveva tanti punti di vantaggio. Questo non è che me lo ricordo, altro no, perché diciamo è passato un po' troppo tempo. E senti, a parte esperto di giocatori, chi è che ti è rimasto impresso? Ma io mi ricordo Capino, il portiere, Rulli. No, parliamo questa Serie C più conosciuta, quella di promozione, no? Che di promozione la gente ricorda di meno, quella di Serie C2 in genere si ricorda di più. Vabbè, di promozione avevamo pure calciatore Lametini, voglio dire, Ivan Saladino, Giovanni Di Cello, Tonino Matera. Io non puntorieri, puntorieri. Io non voglio far torto a nessuno, perché credetemi, ricordare tanti nomi non è facile, perché poi in due anni pieni più una parte non è facile ricordare tutti i nomi. Io per esempio c'era Spadaro già, i fratelli Spadaro, sì. L'anno dopo. Franco e Peppe Spadaro, e poi è arrivato l'anno dopo l'altro, sì. E c'era il papà che li seguiva sempre, mi ricordo che il papà veniva sempre sia alla Lamezia che in trasferta. Poi c'era Lenti. Ah, Lenti, che io lo chiamavo il folle, no? Quello era di Brian Mare. Ma era un grandissimo calciatore Lenti. Grandissimo. Vabbè, ce n'erano tanti altri comunque. Vabbè, io ricordo anche il Greco, ricordo anche i calciatori di dopo, perché poi ho frequentato anche dopo, diciamo, no? Rimanendo in dirigenza non attiva, no, però... Volevo ricordare quella, perché quella è stata la squadra che poi ha dato il là, no? A quei due anni, sì, successivi. Senza quella squadra, voglio dire, non ci sarebbero stati gli altri due, no, anni. Assolutamente. Quindi quella è stata la squadra che ha dato il là a quel periodo disperta con la Serie D, la C2, insomma. Sperta, attenzione, campionati. Calciatore e allenatore, per cui non faceva solo dei rigori. Ricordo che segnava tanto, perché... Tra le altre cose, in quel periodo, quando entrava in campo, soffrivano tutti di quel timore irreverenziale, perché essendo gigantesco, te lo ricordi, molto alto, e poi questa fama che lo seguiva dell'essere stato uno dei più grandi attaccanti del Catanzaro in Serie A, insieme agli altri attaccanti che ricordiamo, voglio dire, questo gli faceva da apristrada per trovarsi a tu e tu tante volte col portiere. Ed era difficile che fallisse. Alberto, un bel gol anche sui 20, 21, anche 25 metri. Senti, ora resta qua con noi, perché ora andiamo a vedere i risultati del campionato di promozione, poi parliamo dell'eccellenza, quindi mi dici qualcosa pure magari sulla Vigor prima di vedere le immagini della partita. Allora, andiamo a vedere i risultati di questa giornata del campionato di promozione con Bovalinese Stilo Monasterace 1-0, Caraffa Valgallico 1-1,
Poi abbiamo Atletico Maida, Capo Vaticano 2-0, Deliese Bianco 3-0, Gioiosa Ionica Guardavalle 5-1, Melicucco Africo 0-1, Pellaro Pro Pellaro Melito 3-2, poi San Nicola Chiaravalle Rosarno 2-0. Non so se abbiamo anche la classifica da far vedere di questo campionato per quanto riguarda questo girone, dove l'Atletico Maida si sta comportando anche molto molto bene. Andiamo a vedere quindi il girone B di questo campionato con Bovalinese, che abbiamo detto vince con lo stilo Monasterace, l'Atletico Maida che batte 2-0 il Capo Vaticano. Questa era una partita molto molto difficile per la formazione maidese, perché il Capo Vaticano è una delle squadre più quotate in questo girone. E dobbiamo anche dire che poteva anche avere qualche punticino in più la formazione guidata da Mister Stranges, ma tant'è, deve comunque lottare e lotterà per le primissime posizioni in classifica. Dalla promozione quindi andiamo ora a vedere l'eccellenza, andiamo a vedere i risultati di questa quinta giornata, dove registriamo il ritorno alla vittoria della formazione della Vigor Lamezia. Ardore Reggio Lavagnese 0-0, Bocale Soriano 3-3, poi Castrovillari che perde in casa 2-0, un Castrovillari che perde, è la terza partita su tre che perde in casa, però ha vinto due partite in trasferta, quindi perde in casa e poi vince in trasferta. Poi Isola Caporizzuto Paolana 1-2, e Palmese Vigor Lamezia 0-3, Rende Brancaleone 1-2, Rossanese Gioiese 3-0, San Luca Cittanova 1-0. Qui ci sarebbe da commentare anche questo risultato della Gioiese che perde 3-0 a Rossano, però il commento a questa giornata della Vigor Lamezia lo lasciamo dopo a Vigor Colombo. Leggendo queste squadre, ricordo che ci sono molte squadre che parteciparono, sì, allora. E questo sembra un campionato di serie D, Rossanese, Rende, Castrovillari, Palmese, Gioiese. Io ricordo per, infatti stavamo parlando, allora c'era anche il Tropea, attenzione, sì, che era forte. All'epoca c'era anche il Tropea, oggi in quella zona c'è il Capo Vaticano. C'è Capo Vaticano. Che in quella zona, diciamo, sta facendo bei campionati. Però dico, su Cosenza, come al solito, sono molte squadre che orbitano nell'eccellenza, come al solito d'altronde. Sì, ma c'è la Paolana. La Paolana, me la ricordo. Scontri epici. Epici con la formazione, c'era la lotta qui, c'era Sant'Antonio contro San Francesco. Paolana allora c'era, mi ricordo che c'era i Ramunno, i famosi Ramunno. Era Ramunno, ma c'era quell'altro allenatore che poi è stato allenatore pure alla Lamezia, che ha militato nella Paolana tantissimi anni fa. Sì, che purtroppo non è più. Ha allenato il San Biase. I due fratelli. Adesso non mi ricordo. È un lapsus. È un lapsus perché non ricordo i cognomi, però delle personcine molto, molto, diciamo, esperti, sia da calciatori che poi da allenatore. Allora, questo campionato tu della Vigor Lamezia come lo vedi? Io il campionato della Vigor Lamezia lo sto seguendo chiaramente, non da tifoso, perché non me lo posso permettere, perché come ben sai, tante volte io le domeniche non ci sono per le varie manifestazioni ai quali partecipo o come ispettore gara o come giudice gara, diciamo, bene o male sono un po' quasi un po' sempre in trasferta, per cui quando sono qui domenica cerco di approfittare per stare un po' in famiglia. Io lo sto seguendo con molta gioia questo campionato della Vigor, perché lo sto vedendo ritornare ai vecchi tempi. Hanno risfoderato, diciamo, quella voglia di voler fare le cose, e speriamo che quest'anno sia l'anno giusto, sia l'anno che possa portare a questa allenata promozione, anche se vedo che ci sono squadre anche molto quotate che potrebbero in qualche modo inficiarne questo cammino. Però diciamo che da vigorino quale sono, spero sempre che
la nostra squadra possa assolutamente trovare quella quadratura giusta, quel modo di giocare che possono portarlo non solo ad andare a trovare risultati come quelli della Palmese, ma soprattutto a trovare in casa quella sicurezza dello sbaragliare qualsiasi avversario che possa trovarsi davanti. Diciamo che le motivazioni ce le hanno tutte, bisogna trovarle, soprattutto la società, che vedo molto corazzata, deve trovare quelle emozioni giuste che debbono motivare i calciatori e l'allenatore stesso. Diciamo poi che per vincere un campionato si devono incastrare tante cose, non bastano gli 11 giocatori in campo, ma ci sono tante cose che si devono incastrare affinché tutto giri per il meglio. Non basta comprare un giocatore, due giocatori, ma ci deve essere l'amalgama tra i giocatori, ci deve essere serenità con la dirigenza, con lo spogliatoio, con i tifosi, cioè una serie di cose. Poi ricordiamo che ogni anno, forse magari non ogni anno, ma capita spesso, che c'è sempre quella squadra che non aveva il favore del pronostico, quello, che trova l'annata giusta, che si incastrano tutte le cose. Sono squadre di certa caratura, per cui io dico da tifoso, speriamo che quest'anno sia l'anno giusto, che noi imbrocchiamo tutto bene, che lo spogliatoio sorrida tutte le settimane e che si possa in qualche modo andare incontro a questo risultato finale, che assolutamente è conquistato nel campo, non ce lo regala nessuno. E quindi siamo arrivati alla fine di questa lunga chiacchierata con Sergio Servidone, che ringraziamo per essere stato qui con noi oggi pomeriggio, ma avremo modo poi magari di invitarlo più in là, quando ci verrà magari a raccontare di qualche altra bella manifestazione organizzata dall'Oxen magari, o da qualche altra società che segui magari, no? Vediamo. Io so che da qui a un mese ci sarà anche una gara di tiro, quest'estate ce ne sarà una tra un mese, sì, una settimana fra un mese. Prossima poi vi darò i dettagli, perché mi sembra che il 24 novembre poi entreremo nei dettagli di questa manifestazione. Diciamo che la seconda, c'è una nuova realtà, la Mezza. Prova quest'estate, ora ci sarà la seconda prova di questa società nuova che è nata da poco, vi darò maggiori dettagli poi nella puntata di settimana prossima. Quindi salutiamo Sergio Servidone e noi diamo la linea alla regia per far mandare in onda il contributo di Igor Colombo sul campionato della Vigor e del campionato dell'eccellenza. Grazie a te e al Globo TV che mi ha ospitato. Grazie. Amici sportivi, buon pomeriggio. È andata in scena ieri la quinta giornata del campionato d'eccellenza calabrese, un turno coi fuochi d'artificio. La Vigor Lamezia si impone per ben 3-0 sul campo della Palmese. Gli 11 di Mister Fanello hanno sfoderato ieri una prestazione veramente all'altezza delle aspettative. Primo tempo abbastanza bloccato e soporifero, con scarsissime azioni da gol. Riprese invece col botto. All'undicesimo minuto la Vigor Lamezia si porta in vantaggio con un calcio di punizione di Curcio, che assume una traiettoria abbastanza bizzarra che inganna l'estremo difensore locale Marino. Dopo la sfuriata della squadra di casa ben controllata dalla squadra ospite, che si concretizza poi con un traverso colpito da Romero, la Vigor Lamezia dopo appena un minuto raddoppia, calcio d'angolo e incornata di testa di Spanò per il 2-0. La squadra di Mister Fanello poi si adagia sul risultato, controlla abbastanza bene le azioni di gioco della Palmese e gioca con la più classica tattica quando una squadra si trova in vantaggio, in specie in trasferta, con azioni di ripartenza e contropiede. Il terzo gol arriva nel primo minuto di recupero grazie alla realizzazione di Padin, che era subentrato nella ripresa. Una prestazione, dicevamo, che rigenera tutto l'ambiente vigorino e la tifoseria dopo gli ultimi pareggi che avevano gettato ombre sull'operato della società da parte dei tifosi, che stava creando molto malcontento. I Musilunghi erano tra l'altro anche tra i dirigenti locali dopo il rocambolesco pareggio di 7 giorni fa in casa contro l'Isola Caporizzuto. Ieri è stata una bella vittoria. La tifoseria biancoverde è andata in massa a palmi e alla fine tanti sorrisi e abbracci. Si spera in casa vigorina che tutto questo possa proseguire,
Domenica prossima la Livornese sarà impegnata in un turno casalingo contro il Rende, che è penultimo in classifica. Il resto della giornata fa registrare diverse vittorie in trasferta. Intanto la Reggio Ravagnese viene bloccata con l'ardore, dall'ardore sullo 0-0. Reggio Ravagnese che si trova a 13 punti e la Vigornamese rosicchia a qualche punto e si porta solo due lunghezze e 11 punti. Poi registriamo un pari con ricco di gol tra Bocale e Soriano per ben 3-3. Vittoria esterna del Pretortora a Castrovillari per 2-0. Paolana che si impone sull'Isola Caporizzuto per 2-1. Attenzione a questa Paolana che sta salendo la classifica, forte anche dell'entusiasmo per l'entrata in società da parte del presidente Ferrero, ex Sampdoria. Dicevamo vittoria rotonda della Vigornamezia a Palmi per 3-0, sconfitta in casa del Rende contro il Brancaleone per 2-1, la Rossanese che si pone in casa per 3-0 contro la Gioiese e vittoria esterna del Cittanova contro il Fanalini di Coda San Luca che si trova ancora a 0 punti. Il campionato sta facendo vedere i suoi valori che stanno emergendo piano piano. La Vigornamezia è sulla strada buona se gioca così, perché quando questa squadra gioca al calcio sa giocare, anche se il primo tempo ha lasciato molto a desiderare. Speriamo che si continui, questo è nell'auspicio di una tifoseria, che ribadiamo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, con un pubblico che porta questi numeri non può certamente rimanere in eccellenza. L'appuntamento con voi amici sportivi è per lunedì prossimo e ridò la linea in studio all'amico e conduttore della trasmissione Antonio Scalise. Con la Mezia, dopo il commento di Igor, andiamo a vedere proprio le immagini di questa partita che poi, vi ricordo, potrete vedere per intero sui nostri canali in questa settimana. Quindi andiamo a vedere il contributo degli highlights. Ci sono i tifosi della Vigornamezia, come al solito riempiono tutta la tribunetta riservata, e ci sono diversi anche tifosi vigorini qua in tribuna. È saltato sulla palla numero 3, poi c'è questo tiro dalla distanza, cerca di sorprendere Marino che allarga a destra, palla messa in mezzo. Spanò subito per Bernardinare il cross e la difesa mette in calcio d'angolo. Palla in aria, ancora la difesa anche libera di testa. Poi c'è questo tiro parato senza problemi. La formazione palmese, palla in aria, colpo di testa. Vardegard che anticipa Benisi direttamente sul fondo, sprecata questa opportunità, e finisce qua il primo tempo sul punteggio di 0-0. Diamo la parabola di Cuccio e il gol direttamente sul primo palo, il gol di Cuccio che trova l'angolino basso e sorprende Marino per il vantaggio della formazione lametina. Si pensava che la palla fosse fuori, invece si è infilata. Sapone, la conclusione lontanissima dai pali difesi da Gianni, e colpisce il palo, palla che era indirizzata all'incrocio dei pali. La parabola in area ed il gol del 2-0 di Nico Spanò. Sembra che sia stato Spanò a toccare, e 2-0 per la formazione lametina. Parte l'azione della formazione biancoverde, la parata questa volta di Marino. Bernardi l'ha messo in mezzo. Poi c'è questa conclusione con la parata di Marino senza problemi. Agire, allarga a sinistra per Condemi. Condemi fa viaggiare Amendola che entra in area, mette in mezzo, non ci arriva Padin che non riesce ad arrivare sulla palla. Quindi l'azione della Vigornamezia con questo pallone, la conclusione
ed il gol di Pavin sotto le gambe di Marino al minuto 47 praticamente. E 3-0 per la formazione lametina. Finisce qua 3-0 il punteggio finale per la formazione biancoverde. Campo del Palmese, un campo considerato difficile, la Palmese che sicuramente ha delle ambizioni di alta classifica, anche se le cose per il momento non stanno andando per il meglio, ma sicuramente è una squadra che vuole lottare per il vertice e potrebbe anche magari effettuare dei nuovi acquisti per rinforzare la squadra, perché forse qualcuno dei nuovi acquisti arrivati, anche degli stranieri, magari ha un po' deluso. Andiamo a sentire ora, a fine partita, sentiremo Mommo Mesiti, ex giocatore della Vigola Mesia e presidente dell'associazione calciatori per quanto riguarda allenatori, chiedo scusa, per quanto riguarda la Calabria. Poi sentiremo allenatore del Palmi ed il direttore sportivo, e sentiremo anche mister Fanello. Presente al Lo Presti di Palmi, Mommo Mesiti, che tanti alla Mesia ricorderanno, anche perché è il responsabile degli allenatori a livello regionale. È una partita, Vigor che ha vinto largamente, però azioni di gioco da rete in tutta la partita ne abbiamo visti quasi zero. Due interventi di Marino, uno nel primo tempo, uno nel secondo, poi reti su calci da fermo, a parte l'ultimo in contropiede, quindi non è stato proprio una bellissima partita nonostante il risultato. No, non inganni il risultato, perché la partita è stata veramente combattuta, soprattutto il primo tempo a centrocampo, quindi con poche azioni da gol, cioè da una parte che dall'altra. Poi purtroppo, come succede nel calcio, essendo uno sport situazionale, una situazione cambia un pochettino l'andamento di una partita. La Vigor ha fatto gol su palla inattiva, che era forse un motivo per sbloccare questa partita bloccata, e invece dall'altra parte la Palmese ha preso l'incrocio dei pali con Romero, e quindi lì poi è venuta fuori, io credo, anche l'esperienza della Vigor Lamezia, che ha fatto poi i primi due gol, sono stati due palle inattive, però l'esperienza in queste partite conta, anche se si sono incontrate due formazioni di valore con organici importanti. Sì, come hai detto tu, con le palle inattive stava per arrivare il pareggio della Palmese, invece subito dopo è arrivato il 2-0 di una Vigor che vuole puntare chiaramente alla vittoria del campionato. In generale, tu come vedi questo campionato di eccellenza, le squadre protagoniste? È un campionato duro, lungo, difficile come sempre, però io credo che la Vigor Lamezia, per l'organico che è stato costruito, insomma, ha come obiettivo la vittoria del campionato, che secondo me può raggiungere. Naturalmente poi ci sono tantissime altre formazioni che cercheranno di rendergli la vita difficile, anche perché anche campi come Palmi sono campi difficili, dove questa vittoria secondo me è una vittoria che vale tantissimo. Però la Vigor Lamezia ha il compito e il dovere di fare il salto di categoria. In bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie, buona serata. E ti aspettiamo alla Mesia comunque ogni volta. Senz'altro, sempre con piacere. Grazie. Infatti devo purtroppo darti ragione, anche perché effettivamente abbiamo fatto un primo tempo, credo, abbastanza buono. Non ricordo un tiro preso da Marino, quantomeno nel primo tempo. Abbiamo avuto, diciamo, il pallino del gioco noi, abbiamo avuto qualche non occasione, perché alla fine secondo me, al di là del risultato, perché giustamente poi chi può vedere il risultato finale vede un 3-0, però ahimè oggi sicuramente non mi va di fare colpe nei singoli, perché non è nel mio costume.
però sicuramente diciamo che oggi la giornata del nostro portiere non è stata una giornata consona delle sue qualità. Purtroppo quando prendi un gol del genere, magari sulla punizione nostra, che Romero prende l'incrocio e esce fuori, là magari la partita si potrebbe mettere diversamente. Invece così non è, anche perché poi purtroppo, non lo so, la motivazione di cui noi possiamo soffrire, dobbiamo soffrire ogni qualvolta prendiamo un calcio di punizione o un calcio d'angolo che si avvicina nell'area, stiamo sempre con quel patema d'animo che i nostri difensori non marcano e che magari avendo un portiere giustamente di 2 metri che non fa sua l'area, quantomeno l'area piccola. Ripeto, purtroppo sarà stata la giornata no, però c'è da fare un rammarico totale, anche perché vivevamo anche da un'altra sconfitta in settimane. Oggi quantomeno non dovevamo fare risultato, quantomeno il pareggio. Purtroppo così non è stato, è normale che da parte dei tifosi c'è tanta delusione, ma c'è anche da parte nostra, che siamo gli addetti ai lavori, la delusione. E una cosa è certa, prenderemo provvedimenti nei prossimi giorni, nelle prossime partite, anche perché non credo e non penso che la Palmese può fare, diciamo, queste figure una dietro l'altra. Purtroppo questo è il calcio e bisogna reagire e non demordere. Il risultato secondo me è condizionato da un episodio, perché fino al 60esimo onestamente è stata una partita molto equilibrata, con la vigor che avevamo quasi messo in una situazione di non ci ha mai fatto del male, non ha mai calciato in porta. Era una partita, sì, forse qualcosina più noi, ma una partita molto equilibrata che poteva essere sbloccata o da un episodio o da una giocata di un singolo. Non ho nulla da rimproverare in particolar modo fino a quel momento ai miei calciatori. Poi c'è stato quel calcio di punizione che sarà stato bravo anche Curcio, ma poteva probabilmente essere gestito meglio. Da lì la partita si è messa in salita per noi. Probabile che quella situazione abbia creato poca lucidità nei nostri calciatori, e le difficoltà si sono evidenziate sempre di più. Allora, mister Fanello, vittoria per 3-0 su un campo considerato difficile alla vigilia. Giustamente il risultato forse non si deve ingannare, perché la partita è stata soprattutto giocata a centrocampo, perché azioni da gol sia nel primo che nel secondo tempo non ne abbiamo viste tante, solo un paio di parate da parte di Marino, mentre dall'altra parte Giannino non ha toccato praticamente il pallone su azioni vere e proprie, però siamo riusciti a sbloccare il risultato e vincere la partita con le palle inattive, che sono forse un'arma in più di questa squadra. Sì, un primo tempo combattuto, un primo tempo dove sono affrontate due squadre a viso aperto, ma che comunque due squadre che si rispettavano, due squadre ben messe in campo. Vanno fatti comunque i complimenti alla Palmese, perché è guidata da uno dei migliori allenatori della categoria. Per quanto riguarda il secondo tempo, diciamo che c'è, forse l'ho vista in maniera diversa, nel senso che secondo me oltre a trovare i 3 gol potevamo farne anche altri, nel senso che abbiamo avuto un sacco di occasioni per fare gol, parecchie transizioni, solo Pedro è arrivato 3-4 volte a tirare da 5-6 metri alla porta. Questo non sono d'accordo, ma dopo che avevamo già segnato, fino a che non abbiamo sbloccato, insomma, non abbiamo costruito tantissimo. Poi dopo la partita è stata in discesa, diciamo. C'è pure una squadra avversaria, nel senso che io direi stasera di pensare di elogiare il gruppo, di pensare di elogiare il lavoro di squadra che è stato fatto, nel senso, come ha detto bene, che non abbiamo preso neanche un tiro in porta, quindi oggi andare a cercare qualcosina che non va mi sembra un po' troppo, però è giusto, fate il vostro lavoro. Io per quanto mi riguarda sono soddisfatto della prestazione, sono soddisfatto anche del gol fatto su punizione di Curcio e del calcio d'angolo, perché sempre gol è, però ho capito cosa vuoi dire. No, però io non stavo cercando di criticare la squadra, stavo dicendo che la squadra, come nel primo tempo, si è giocato tantissimo a centrocampo, non c'è stata una superiorità, diciamo così, netta da parte di entrambe le squadre, tanto che poi non si è sbloccato il risultato, anche perché poi la Palmese sull'1-0 ha preso quell'incrocio dei pali che poteva cambiare la partita, e poi siamo stati bravi noi a raddoppiare. È
Sai cos'è? Che quando magari si affrontano due squadre forti, poi magari l'episodio può fare la differenza. In questo caso, diciamo, domenica scorsa eri allo stadio, no? L'episodio della punizione laterale presa, abbiamo subito il gol del pareggio. Oggi diciamo il gol dell'1-0 su una prodezza di Vincenzo, perché secondo me è stato un gol bellissimo. E poi dopo sì, il calcio poi è così, il calcio ti dà, ti toglie, e allo stesso tempo poi loro hanno preso uno scheggiato alla traversa, non ricordo, se non mi sbaglio sulla ripartenza abbiamo trovato il secondo gol, però credo che poi il secondo tempo sia stato, non dico un dominio, però comunque abbiamo strameritato la vittoria. Sul merito questo qua non c'è dubbio che la Vigor ha meritato ed era necessario tornare alla vittoria dopo il pareggio interno. Poi nel finale abbiamo visto in campo con Demi e Padin che in azioni diciamo, di ripartenza possono fare la differenza non solo in questa partita ma in tutte le partite. Ma sì, io credo che Marco e Franco abbiano subito critiche eccessive dopo la partita di domenica. Io i miei giocatori li adoro, quindi vedo io insieme a pochi altri vedo quello che comunque fanno e danno durante la settimana. Sia Marco che Franco erano reduci da un periodo diciamo di inattività, Franco anche legato a un infortunio, quindi ci andrei cauto un pochettino con i giudizi troppo affrettati. Quello che hanno dimostrato oggi secondo me è ancora una minima parte di quello che realmente possono dare, perché Marco Condemi è un giocatore che sposta gli equilibri, giocatore che ha una tecnica sopraffine e quando riuscirà a trovare la condizione giusta lo farà vedere con più costanza. Per quanto riguarda Franco Padin parla il suo curriculum, parlano i gol fatti, quindi ce li teniamo stretti e siamo contenti di averli tra le nostre fila. Sì, mi riallaccio un po' a quello che hai detto, siamo solo alla quinta di campionato, già tutti parlano, fanno dei progetti, dei film che magari non esistono perché esistono solo per chi poi è in campo tutta la settimana e vede cosa succede tra i giocatori e nell'allenamento. No, certo, ma giusto il tifoso, è giusto che faccia il tifoso, ci mancherebbe. Dico oggi è la quinta giornata, è normale che se poi a bocce ferme ragioniamo, mister abbiamo pareggiato in casa con l'Isola, il primo, scusami il termine, incazzato sono io, però allo stesso tempo poi dobbiamo fare una disamina e secondo me con l'Isola è stata oggi sicuramente meglio, ma con l'Isola delle prime quattro è stata la migliore partita che abbiamo fatto, quindi direi di andarci un po' più cauti, però le ripeto, la piazza lo freme per vincere, la tifoseria freme per vincere, noi è la stessa cosa, però io dico che se rimaniamo compatti, se rimaniamo uniti, se rimaniamo in un'unica direzione e con più serenità, alla fine sarà più facile ottenere l'obiettivo. Poi è normale che non possiamo pretendere che sia tutto bello liscio, perché le altre squadre non ci guardano, questo è poco ma sicuro, certo. Le altre squadre ci verranno ad affrontare per cercare di fare punti e soprattutto per mettersi in evidenza contro di noi, quindi dobbiamo essere bravi a livello oltre che tecnico, perché lo siamo, a livello di furore agonistico, di cattiveria e di determinazione, che è quello che non deve mancare mai. Certo, per i tifosi sarebbe bello vincere e giocare bene, ma non sempre si può vincere e giocare bene, ma l'importante è portare a casa i tre punti. Sì, l'importante è questo, alla fine è quello, ottenere i tre punti, perché poi sono quelli che ti fanno salire su in classifica. Diciamo che lo scorso anno siamo stati bravi, però non da subito, a coniugare le due cose, il bel gioco e i tre punti, quindi credo che se con un po' di pazienza, mi permetto di utilizzare questo termine, con un po' di serenità in più riusciremo, perché è un gruppo sano, un gruppo di valore, un gruppo importante. Gli abbracci oggi che hanno riservato al sottoscritto lo dimostrano, perché sono dei, come ho detto prima, dei bravi ragazzi. E certo, la vittoria oggi 3-0 in trasferta fa salire il morale e sicuramente la squadra ne risentirà in modo positivo. E ora sta a me tenerli con i piedi ben saldi a terra. In bocca al lupo. Vive il lupo, grazie. La classifica di questo campionato che vede in testa la Reggio Ravagnese con 13 punti, poi la Vigor Lamezia che ha accorciato le distanze con questa vittoria e sale a quota 11, quindi a soli 2 punti dalla capolista. Seguono poi staccate a quota 9 Rossanese, Praia Tortora, Cittanova e Paolana. A quota 8 troviamo l'Isola Capo Rizzuto e la Palmese, a 7 punti Soriano e Brancaleone, a quota 6 il Bocale, 5 punti per il Castrovillari
e poi abbiamo Gioiese a quota 4, Ardore 3, rende 1 punto, San Luca a 0 punti. E questo era tutto per quanto riguarda il campionato di eccellenza, in particolare la Vigor Lamezia. Vi ricordo i 105 anni della formazione lametina, proseguono i festeggiamenti per questo anniversario, l'uscita del libro e poi c'è stata una serata di festeggiamento da parte degli ex giocatori della Vigor Lamezia, una serata a cui abbiamo partecipato anche noi insieme a Vigor Colombo e potrete vedere, diciamo, le immagini di questa serata. In settimana le manderemo in onda, non vi so dire gli orari in questo momento, però ora vi facciamo vedere l'inizio di questi festeggiamenti, di questa serata, e poi vedremo anche la fine. Quindi dalla regia possiamo mandare in onda la prima parte, diciamo, di questo servizio che da ora più di un'ora la durata. Ora vi facciamo vedere questi due piccoli spezzoni all'inizio e alla fine, poi vedrete tutto in settimana. Amici sportivi, tifosi della Vigor Lamezia, siamo con Igor Colombo perché stiamo festeggiando ancora i 105 anni della Vigor Lamezia insieme ad un gruppo di ex giocatori della Vigor. Festeggiamenti che dunque continuano dopo la televisione, la società, i tifosi, anche gli ex calciatori della Vigor festeggiano, diciamo, questi 105 anni. Questo è un gruppo nato facendo, diciamo, raccogliendo per primi i giocatori della stagione 82-83, mano a mano si sta allargando perché vedremo che ci saranno giocatori prima dell'82-83 e qualcuno anche dopo. Allora Igor, mo cosa facciamo? Andiamo, io mi prendo la telecamera, tu il microfono, andiamo a sentire, ci facciamo raccontare qualche episodio, ci facciamo dire quali anni hanno giocato con la Vigor, chi erano, diciamo, i compagni. Ecco, facciamo questo excursus per festeggiare questi 105 anni della Vigor Lamezia. Una chiacchierata con questi ragazzi che sono eterni ragazzi, appunto, hanno vestito la maglia bianco-verde, ci troviamo in una bella pizzeria nell'Interland Lametino e festeggiamo anche insieme a voi da casa questi 105 anni con le vecchie glorie della Vigor. Andiamo con un locale anche affollato, si sentirà in sottofondo anche il vocio di tutta questa gente e del bel gruppo che c'è, soprattutto che c'è qua, del nostro gruppo. Da qui a poco andrete a vedere. Adesso andiamo un attimino a salutare e a farci raccontare qualcosa da questi ex calciatori vecchie glorie della Vigor Lamezia. Qui abbiamo
due delle vecchie glorie della Vigor che hanno giocato in generazioni diverse. Qui abbiamo il grande capitano Giovanni Grandinetti. Capitano, buonasera. Buonasera a voi. Allora, questa serata qui di festeggiamenti, continuano un po' queste ricorrenze per questi 105 anni della Vigor Lamezia, nella quale lei ha indossato questa maglia con tanto fervore, erano anni belli. Ci vuol raccontare qualche cosa di quel periodo? Beh, sarebbe troppo lungo. Ho avuto l'onore, tra l'altro io sono di Nicastro, perché all'epoca era la Vigor Nicastro, giocare nella squadra della propria città, diventarne poi il capitano e poi dopo allenatore, e questo indubbiamente mi rende veramente orgoglioso. Più bella è stata la promozione che passammo dall'eccellenza, perché una volta c'era eccellenza, non c'era la promozione, l'eccellenza Serie Z, e vincemmo lo spareggio a 3 noi, Moerrone e Siderno. Lì penso che quella è stata la cosa più bella, la soddisfazione più bella. Il compagno con cui hai legato di più? Il compagno, guarda, sono tanti, no? Poi io qua alla mezza, Franco Gigliotti, Pasquale D'Agostino, Mimmo Perri, no? Ci siamo cresciuti insieme, no? Insomma tutto il gruppo. E guarda, questo qua che noi abbiamo formato, chiaro che ora abbiamo aggregato anche altre persone straordinarie, no? Ma anche calcisticamente, Gianni Grandinetti, Gianni Di Gello, doveva venire Tonino Matera, no? Cioè, queste sono figure che alla mezza hanno lasciato il segno. Bene, grazie Vito e ci vediamo dopo. Allora, questa era la parte iniziale del servizio che vedrete in settimana. Alla fine della serata Igor ha voluto fare un omaggio a tutti questi ex calciatori della Vigor. Possiamo andare a vedere il contributo. Un ricordo che è vostro. Natale. Non so chi dei capitani vuole venire a ritirarlo. E quindi con queste immagini dei festeggiamenti degli ex calciatori della Vigor Lamezia che si sono riuniti per questi 105 anni, e tra l'altro vi do un'anticipazione, probabilmente questo gruppo organizzerà il primo Natale bianco-verde, e quindi ci sarà questa iniziativa di questo Natale bianco-verde che poi si dovrebbe ripetere ogni anno, quindi sarà questo gruppo ad organizzare questa iniziativa, grazie soprattutto all'idea, alla mente di Igor, che
che ha voluto questa cosa e sicuramente sarà un grande successo. Siamo arrivati alla fine per quanto riguarda quindi questa puntata di lunedì 14 ottobre. Ringrazio Alessio e Cristel che sono dall'altra parte dello studio e vi do l'appuntamento a lunedì prossimo.